Festa San Francesco 2017, ne parliamo con Padre Paolo. Oltre 20 giorni, un calendario bello ricco. Sì, credo che quest'anno volevamo cercare di coinvolgere prima di tutto anche le parrocchie. La chiesa di San Francesco, che è una chiesa che si rivolge un po' a tutta la città di Alghero e anche oltre, per cui credo che sia utile cercare di coinvolgere tutti e vivere quella dimensione di fraternità nei confronti delle persone, quindi quello spirito francescano che cerchiamo di rivolgere anche come saluto pace bene, di rivolgere un po' a tutti. Esatto, una cosa molto francescana, molto tutti insieme, non la classica festa parrocchiale dentro la parrocchia. Esatto, esatto. Cercare di far conoscere anche sempre meglio la figura di San Francesco, benché sia conosciuta per il suo spirito, per anche le sue capacità iniziali, e credo che ancora vengono riconfermate queste capacità, perché dopo oltre 800 anni lo sentiamo ancora moderno, ancora in mezzo a noi. Il ciclo di eventi inizia il 17. Il 17. Per l'occasione, ecco, pensavamo il 17 settembre si celebra la festa delle stimate di San Francesco, per cui per l'occasione volevamo inaugurare una mostra dei crocifissi, i crocifissi dipinti da Padre Antonio De Leda, un nostro confratello, e quindi volevamo esaltare l'occasione con questo momento particolare, quindi offrirlo anche alla città, una roba del genere. Si parlava di Alghero, parrocchie algheresi, ma non solo, ci sarà anche San Leonardo, sì, in Villanova, sì. Monteleone. La novena verrà così realizzata di giorno in giorno dalle parrocchie cittadine, e poi pensavamo di coinvolgere anche i paesi limitrofi, e iniziamo quest'anno con Villanova, San Leonardo, perché il paese possa muoversi in pellegrinaggio, possano offrire l'olio, e insieme il sindaco di Villanova col sindaco di Alghero, ecco, accenderanno la lampada. Diamo un po' un'occhiata agli incontri, agli appuntamenti che possiamo dare ai nostri spettatori. Certo, gli appuntamenti saranno una rassegna canora organizzata dal nostro coro presente qui Notte di Fine Estate, cioè il coro Matilde Salvador, sarà il 22, 23 e 24. Poi avremo la proiezione di tre film su San Francesco che offriremo alla città, e poi dopo San Francesco li offriremo anche alle scuole perché possano la mattina venire a vedere e creare anche un minimo di discussione. Altre attività: avremo la donazione del sangue, che ormai è tradizionale qua ad Alghero. Il 30 settembre. Il 30 settembre ci sarà la donazione del sangue durante tutta la giornata. E poi avremo la presentazione di una mostra fotografica. Anche questo vuole essere un evento che cerca di coinvolgere tutti gli algheresi, e quindi questa mostra fotografica intitolata So passata San Francesco. Adesso io non so pronunciare bene l'algherese, però sono passato a San Francesco, per cui chiunque degli algheresi che ha avuto i suoi natali spirituali, culturali qui a San Francesco potrà tranquillamente partecipare con da una a tre foto significative, e tutta la documentazione possono venire a ritirarla qui a San Francesco, oppure telefonando magari possiamo inviare via mail quelli che sono i moduli necessari per questa mostra, perché il 2, e qui inaugureremo questa mostra, e rimarrà per almeno 2 settimane, e credo che possa essere anche questo un po' la testimonianza di quella che è la presenza di San Francesco qui ad Alghero. Calendario degli eventi che si concluderà l'8. Sì, si concluderà l'8, e l'8 sarà pensato e realizzato come giornata ecologica francescana, organizzato soprattutto dal MASCI con l'ausilio un po' di tutte le associazioni presenti qua nella nostra chiesa, e concluderemo poi anche la sera con un concerto. Quindi in questo calendario un po' di tutto, spiritualità,
cultura, arte, musica, ecologia, insomma, la vita di San Francesco. Esatto, credo che con questo insieme di eventi, di attività, ecco, credo che riconfermi un po' quella che è la figura di San Francesco e quello che è il francescanesimo presente qua ad Alghero, che cerca di coniugare un po' tutte le dimensioni spirituale, civile, sociale, culturale e anche artistico, proprio per poter celebrare, vivere quella che è la creazione, il cantico delle creature di San Francesco, che si riconferma. Allora, non ci resta altro da fare che dare appuntamento ai fedeli e anche ai semplici curiosi ai primi eventi del 17 di settembre. Va benissimo, ringrazio e saluto tutti.